numero 1. Buono il primo segnale con Olivia Cox che si avvantaggia nei confronti di Magic. Va a condurre Olivia Cox all'esterno, veloce anche Milton Dante. Tanto ha sbagliato e viene squalificato Lubrino ZN. Vediamo ora Milton Dante che va a chiedere strada a Olivia Cox, che sbaglia, c'è l'errore anche di Milton Dante e così ne approfitta Magic per sfilare in testa. Errore quindi di due cavalli attesi come Olivia Cox e Milton Dante, e al comando si è portato in 200 metri Magic, seguito da Idilio Max. Indietro vediamo invece nelle posizioni di centrogruppo, ci sembra Auckland Wise. Intanto i 400 in 31,5 e i 600 in 47. Cavalli che affrontano la seconda piegata, c'è stato un altro errore, quello di Auckland Wise proprio. E così se ne vanno i primi 800 di gara con Magic che controlla la situazione. 1 e 3 abbondanti, il passaggio agli 800 ha potuto fin qui graduare a piacere. E ora davanti alle tribune per il completamento del primo chilometro si trascina sempre Idilio Max e Loran, mentre per corsie esterne risale il primo dei penalizzati che è Pannonica, che però si getta di galoppo a sua volta, sostituita al largo da Nurayev, Cempe e Laorez, che progrediscono. Il primo chilometro completato in 1:18,6, ma è sempre Magic a fare l'andatura quando siamo sulla penultima piegata. In seconda posizione si mantiene Idilio Max, mentre all'esterno prova a riportarsi sotto Nurayev, Cempe, anche Loran ha spostato all'esterno, intanto si avvicina il paletto dei 600 metri conclusivi. Il parziale in 14,7 per Magic, che continua a comandare nei confronti di Idilio Max, mentre all'esterno si impegna Nurayev Champ. Completamento della dritta delle scuderie, si affronta la curva conclusiva in vantaggio Magic. Nurayev Champ è a lato invece di Idilio Max, faticano a progredire gli altri. Cavalli al completamento della curva conclusiva con Magic che si mantiene in vantaggio, ultimi 200 di gara. Retta d'arrivo con Magic in vantaggio, cerca ancora di allungare, ha spostato Idilio Max dalla sua scia, Idilio Max aggredisce Magic, nel finale Idilio Max guadagna terreno sul palo, Idilio Max passa, vince su Magic, mentre al terzo probabilmente Laorez stampa Nurayev Champ. Finiscono però in linea molto vicini i due, aspettiamo di rivedere il ralenti. La vittoria invece di spunto per Idilio Max e Andrea Buzzitta, che passano proprio nelle battute conclusive su Magic, quota di 16,83 al totalizzatore, mentre per il terzo dovrebbe essere Laorez ad aver ragione sul palo di Nurayev Champ. È tutto per questo convegno di corsa dall'Ippodromo Ghirlandino, l'appuntamento per sabato prossimo.